Eccoci qui, il nostro ritiro ci fa fare un'azione simbolica che era anche reale, che per me è questa, no? Cioè di prendere in mano la Bibbia, no? Poi voi se avete il foglietto, il testo c'è sul foglietto, però sapete che spesso si citano, si commentano le scritture con le scritture, magari qualcuno se l'ha portata. Cioè fare questa azione che è prendere in mano il libro delle scritture e riaprirle, no? E penso che sia un esercizio spirituale e anche nella semplicità di una mattinata domenicale come questa è già una grazia, perché corriamo il rischio di non farlo, presi dagli affanni, e magari la ritroviamo sullo smartphone, la parola di Dio, va bene anche così, no? Ma fare questo esercizio di aprire il libro delle scritture per cercarvi la parola di Dio per la nostra vita, una parola di Dio per la nostra vita. Questa operazione sappiamo che non è scontata e semplice, no? Che la scrittura non coincide esattamente con la parola di Dio, le scritture contengono la parola di Dio per la nostra vita, la contengono, e quindi c'è un lavoro di scavo, di mettersi in ascolto, di capire come quelle scritture, per esempio oggi stiamo leggendo Galati, una lettera che io ho trovato un po' impegnativa, ai Galati, su questioni che riguardavano i Galati, però noi qui cerchiamo la parola di Dio per noi oggi. Per questo è sempre importante partire dalla preghiera, proprio per fare questo lavoro, no? Cioè di invocare lo Spirito perché ci doni di cogliere dentro le scritture la parola di Dio per noi. E allora invochiamo lo Spirito così. Vieni, Spirito Santo, donaci la disponibilità ad ascoltare e il desiderio di incontrare, la volontà di accogliere la parola che ci raggiunge in queste sante scritture. Togli il velo dai nostri occhi, perché riconosciamo con intelligenza il Verbo presente nella parola, e dilata i nostri cuori, perché passino sempre dall'afflizione alla gioia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ed eccoci alla nostra lettura della lettera ai Galati, che è giunta alla quinta puntata, no? Per chi volesse, poi dopo ci sono ancora alcuni fogli delle puntate precedenti, dei commenti, degli inviti alle letture qui sul banco, sul tavolo da cui parlo. E siamo arrivati al capitolo 4 della lettera di Galati, una lettera impegnativa fatta di ammonimenti, istruzioni, ragionamenti, confessioni più personali, che da una parte è una lettera, abbiamo detto, ho già detto, molto datata e circoscritta ai Galati, ai problemi che avevano nella loro comunità e anche con San Paolo. Il problema, ricordiamolo, anche per chi si affacciasse solo oggi alla lettura dei Galati, era il fatto che i Galati erano una comunità sostanzialmente che dal paganesimo si è convertita a Gesù, no? E al Vangelo di Gesù, anche grazie a Paolo, no? E poi però sono arrivati altri a dire che dovevano vivere il Vangelo mettendolo insieme con la legge giudaica. Quindi
erano alle prese con un processo di giudaizzazione proveniente anche da figure che dovevano avere una certa autorevolezza, un certo carisma e che contestavano l'apostolicità di Paolo o comunque l'autorità di Paolo. Ma chi è questo qui che non faceva parte dei dodici, non aveva credenziali da parte degli apostoli che stavano con Gesù, e quindi si trova a dover ragionare su temi che a lui stavano molto a cuore e che ritroviamo in una grande lettera di San Paolo, che è la lettera ai Romani, cioè il confronto tra le opere della legge, e lui dice queste non salvano, anzi ti condannano, e la parola della fede, la fede. Questo è il tema. Apparentemente è un tema un po' lontano da noi, perché siamo in situazioni molto diverse, no? Però ciò che potrebbe accomunare la nostra situazione e a quella dei Galati è il fatto che, come i Galati hanno avuto bisogno di un nuovo annuncio che li scuotesse e li facesse ritrovare la direzione, e anche noi abbiamo bisogno continuamente di un secondo annuncio del Vangelo, perché se non stiamo attenti ci possono essere delle cose, delle situazioni che ci fanno perdere la sostanza, il cuore ardente del Vangelo. Qualcuno parla di secondo annuncio mettendolo in corrispondenza con il primo annuncio del Cherigma, del Vangelo, in nuove situazioni personali, in nuove stagioni della vita. Certo, bisognerebbe riscrivere un'altra lettera per immaginare che cosa Paolo e cosa il Signore, no? Direbbe a noi oggi, in un contesto culturale come quello nostro oggi, nel quale noi viviamo, dove probabilmente le spinte, le tentazioni, gli aspetti a cui fare attenzione sono un po' diversi rispetto a quelli dei Galati, che dovevano confrontarsi con la radice giudaica. E in ogni caso noi ci mettiamo in sintonia con quella comunità che doveva ricevere un secondo annuncio, perché anche noi, no, l'annuncio della fede, del Vangelo, possa risuonare in modo nuovo. In ogni caso annotiamo il metodo di Paolo, che è già venuto un po' fuori, e cioè questo, che Paolo, ragionando su questi temi, prende in mano le scritture, e cioè la legge. In modo particolare, quindi ci sono tante citazioni, noi diciamo, dell'Antico Testamento, no? Che Paolo fa nella lettera ai Galati, cioè Paolo ragiona e fa il suo secondo annuncio a partire commentando le scritture, cioè anche lui prende in mano le scritture, in modo particolare il libro della Genesi. E infatti lavora, potremmo dire così, perché ragiona, no? Lavora molto su Abramo. E anche oggi vedremo storie di Abramo, storie di Sara e Agar che vengono fuori nel capitolo. Questo è singolare perché ci dice che come Paolo legge, cerca la parola di Dio per la comunità di Galati, rileggendo le scritture, allora anche noi oggi possiamo cercare la parola di Dio per noi rileggendo la lettera ai Galati, cioè rileggendo le scritture dei Galati. E dopo questa apertura leggo, no, l'inizio del capitolo 4. Viene da dire auguri, perché parte subito in quarta. Dico ancora, per tutto il... questi sono i vecchi, Dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto. Ma dipende da tutori, amministratori, fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi,
Quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito Santo, lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Ma un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, voi eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate scrupolosamente giorni, mesi, stagioni e anni. Temo per voi di essermi affaticato in vano a vostro riguardo. L'inizio di questo capitolo è un po' difficile da comprendere perché di fatto si collega immediatamente al capitolo precedente, in cui Paolo svolgeva il suo ragionamento. E il ragionamento era questo: lui si impegna a dire, voi non siete i figli della legge che viene da Mosè, ma siete, perché quella legge lì vi rende schiavi, no? E invece siete i figli della promessa, quella fatta da Abramo, ad una discendenza che non riguardava soltanto il popolo giudeo, ma che fondamentalmente riguardava Cristo. È Lui che compie la promessa di Abramo, e coloro che appartengono a Cristo attraverso il battesimo, che vivono in Cristo, ecco, loro sono i figli della promessa, e quindi, essendo i figli, sono eredi del Testamento. E ci si può chiedere, ma di che cosa sono eredi, no? I figli? Ecco perché, parlando di eredità, e di legge, no? Si torna a parlare dei fanciulli. No? Già prima ha detto, la legge non è sia tutta negativa, è come un pedagogo che conduce i fanciulli, i giovani al maestro, e tuttavia rende schiavi. Dopo aver affermato che chi appartiene a Cristo ed è figlio ed erede, torna sull'esempio umano dell'eredità e dice che i minorenni in rapporto all'eredità sono un po' come gli schiavi. Certo, il fanciullo è erede, in linea di massima padrone di tutto ciò che gli spetta, ma in realtà non può farne uso per motivi di età. Ed esagerando un po', Paolo dice che la sua situazione è simile a quella dello schiavo, che non può disporre liberamente ancora della propria vita, così come il minorenne non può disporre liberamente dei propri beni e della propria persona. Ha bisogno di amministratori, tutori, è in mano ad altri. E il tempo in cui tutto questo ha termine è prestabilito dal Padre. Ed ecco che allora fa un passaggio di due tempi. Il primo tempo è quello in cui noi eravamo fanciulli. Utilizza il noi, e quindi dentro questo noi ci sono i Galati, ma c'è lui stesso, la sua storia di giudeo osservante, e dice, c'è stato un tempo in cui noi eravamo fanciulli ed eravamo schiavi degli elementi del mondo. Questi elementi del mondo sono un po' difficili da comprendere. Cosa vuol dire che i fanciulli, che nel tempo della fanciullezza, i giudei di fatto, no? Ma anche i pagani, cioè prima di Cristo, i Galati prima di Cristo, Paolo prima dell'incontro con Cristo, era schiavo degli elementi del mondo. Di per sé questo schiavi degli elementi del mondo si addice subito e immediatamente meglio ai pagani, che servivano idoli, oro, legno, piuttosto che ai giudei, però la si ritrova in Paolo
anche riferita ai giudei, proprio nei versetti con cui abbiamo finito l'introduzione, cioè versetti 8-11, dice: un tempo voi eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ma tipo, se i giudei non avevano divinità, idoli, un bel niente. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi siete stati da Lui conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo, no? Certo, parla ai Galati, no? Il problema qui non è che i Galati sono tornati ad adorare le divinità pagane, ma che si sono associati, hanno ripreso tutto l'armamentario della religione giudaica. E infatti dice: come potete rivolgervi a quei deboli e miserabili elementi, gli elementi del mondo, ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate scrupolosamente giorni, mesi, giorni, il sabato, mesi, i nuovi luni, stagioni, Pasqua, capanne, mietitura, i vari tempi liturgici di Israele e anni, il giubileo, anche se non era già più fatto. Temo per voi di essermi affaticato in vano a vostro riguardo. C'è anche un altro passaggio, no? In cui Paolo si sofferma su questo rischio, no? Ed è quello di Colossesi, lo leggo un attimo, dove dice Colossesi 2, versetto 6 e seguenti: come avete accolto Cristo, in Lui camminate, radicate e costruite su di Lui. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi qua lascia pensare che ci potessero essere delle filosofie, dei ragionamenti più filosofici che spingevano a una forma di venerazione degli elementi cosmici, della terra, dell'acqua, del fuoco, della terra. Ma poi dopo, quando continua a dire è in Cristo che abita tutta corporalmente tutta la pienezza della divinità, ci dice: Cristo ci ha liberati da tutte le prescrizioni, nessuno dunque vi condanni. Sono al versetto 16 di Colossesi 2. Nessuno vi condanni in fatto di cibo, bevande, feste, nuovi luni, sabati. Queste cose sono ombre di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli. Quindi c'era di più rispetto, no, alla situazione dei Galati. Corre dietro immaginazioni. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, eccoli lì, gli elementi del mondo, perché vivete ancora perché come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare? Tutte queste cose sono destinate a scomparire, hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità, umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Ecco, questa deviazione, no, su Colossesi serviva a rileggere il fatto che Paolo si è preoccupato del fatto che c'è stato un tempo in cui noi eravamo schiavi degli elementi del mondo, cioè di tutte le prescrizioni della legge, in fondo. Ma poi venne la pienezza del tempo. E qui ti aspetteresti che lui dicesse: c'è stato un tempo quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi. Quando siamo stati diventati grandi, no? Quando il tempo è diventato maturo, ma qui il tempo maturo non riguarda anzitutto l'età, sì, nostra, ma la maturità del tempo arriva grazie a Gesù. Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge,
per riscattare quelli che erano sotto la legge perché ricevessimo l'adozione a figli. Così in questo audace accostamento, no, tra pagani ed ebrei, accomunati dal fatto che pensano di essere spirituali ma si ritrovano ingabbiati da prescrizioni, regole, no, da una lotta anche, no, che danno, cercano di dare al corpo una forma spirituale. Eccoci a questa bella espressione: quando venne la pienezza del tempo. Noi l'ascoltiamo a Natale, a Capodanno, nella liturgia, e la pienezza del tempo è quella portata da Cristo. Troviamo questa espressione anche in Ebrei 9:26: una volta sola nella pienezza dei tempi Gesù e parla qui della croce e del suo sacrificio. Ma potremmo rileggere in questa pienezza del tempo la parola inaugurale della predicazione di Gesù: il tempo è compiuto. Il tempo è compiuto. È Gesù che dice che porta a pienezza il tempo e dice: il tempo è compiuto, riempito, realizzato. Da che cosa? Dalla sua venuta. Il figlio è presentato come nato da donna, ed è l'unica notizia di Paolo riguardo alla madre di Gesù, che qui però è piuttosto una citazione di Giobbe 14: l'uomo nato da donna, breve di giorni, come un fiore che spunta e avvizzisce, per dire l'incarnazione, e il figlio è stato inviato nella fragilità, nato da donna, della carne, e sotto la legge, si è sottomesso alla legge. Questa umiliazione però è per riscattare e liberare i nati da donna perché diventino figli di Dio, e coloro che erano schiavi della legge, degli elementi del mondo, perché diventassero liberi. E qui potremmo già ragionare un poco per la nostra vita, no? E sul tema del tempo, non mi soffermo tanto su questo, ma cosa vuol dire per la nostra vita riascoltare, no, con un secondo annuncio, il Vangelo che dice: il tempo è compiuto e quando venne la pienezza del tempo siamo stati liberati. Cioè, viviamo nella pienezza del tempo o ogni tanto siamo un po' presi da un po' dalla tristezza di vivere dei tempi difficili, dei tempi cattivi, no? È vero che non dobbiamo essere in un mondo a parte in cui abbiamo il nostro tempo, no? Che è un tempo della salvezza e non ci interessa invece del tempo degli uomini, del mondo che se ne va per conto suo e ti fa dire: ma dove andremo a finire? No? Quante volte, no, viene questo pensiero? Non possiamo non essere dentro il mondo e condividere anche la percezione del tempo che ha, no, questo mondo. Il punto è di vedere se c'è dell'altro, se c'è un altro modo di vedere anche questo tempo alla luce del tempo compiuto da Cristo, del tempo riempito, salvato di Cristo, alla luce della pienezza del tempo. È un discorso per certi aspetti semplice, perché ogni giorno magari senza che ce ne accorgiamo pensiamo a queste cose, no? E per altri aspetti difficile, no? Perché la stessa teologia, quando ha fatto una riflessione sul tempo, cioè ha risentito molto dei tempi in cui si viveva. Faccio un esempio: negli anni 60-70 si pensava l'escatologia come un cammino verso la pienezza del tempo, cioè l'uomo non può che migliorare e grazie a Cristo alla fine il regno di Dio quando verrà finalmente? Quando tutta l'umanità potrà essere portata in salvo, cioè questa visione positiva
noi diciamo negli anni 50, 60, 70 era più, c'era più ottimistica, una visione più ottimistica della storia, perché poi questo è il tema, no? Una teologia della storia. E dall'altra parte ci sono il contrario di questa visione, no? Di un'escatologia che, cioè, che guarda alla storia, ai tempi ultimi, nel senso di una progressione dell'umanità verso il regno di Dio. Il contrario è l'apocalittica, che dice che parla della fine della storia e che dice dove andremo a finire e che quindi il regno di Dio verrà con un taglio, con un taglio, con tutto quello che ci sarà, no? E che fa pensare non tanto ad una salita lenta, no? dell'umanità, del cosmo, verso una pienezza, ma piuttosto ad una discesa, ad uno strappo. Allora, come allenarci a vivere, a sentire che c'è una pienezza del tempo, a cogliere i segni del tempo, i segni dei tempi di cui parla il Concilio alla luce del grande segno del tempo che è Gesù, cioè riuscire a vedere la storia, il mondo alla luce della fede, e è una sfida grande. Però adesso ci soffermiamo su questa perla, no? Piccola perla, che mentre Paolo fa i suoi ragionamenti, tutti giudaici, sugli elementi del mondo, e anche lì si potrebbe vedere quanto la religione rischia di infossarsi, cioè la religione è la fede vissuta nelle pratiche, no? Di tempi, modi di vivere, no? Quanto anche la nostra religione cristiana possa rischiare di essere schiava degli elementi del mondo, ma questo non lo affronto, no? Perché mi interessa andare su questa piccola perla dove dice Dio ha mandato il suo figlio per liberarci e farci diventare figli, non schiavi, e si parla di figli adottivi, perché ricevessimo l'adozione a figli, e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Perciò non sei più schiavo ma figlio ed erede per grazia di Dio. Ecco, mi soffermo su questo, figli adottivi in virtù dello spirito, e figli che dove lo spirito grida Abba Padre. Direi che il cuore, no, di questo ritiro, diciamo, di questa lettura di Galati 4 potrebbe concentrarsi su queste tre parole, figli, padre e poi vedremo madre, c'è anche la Chiesa madre e Paolo materno. Anzitutto questo tema dei figli. Perché Paolo qui e altre volte, soprattutto in Romani 8, che è un ha dei paralleli con queste espressioni, e anche in Efesini, in Cristo vi ha predestinati ad essere figli adottivi. Perché siamo figli adottivi? Quando noi pensiamo ad un figlio adottato, noi pensiamo ad una situazione un po' di sfortuna, che è un po' meno il figlio adottato, perché purtroppo poverino ha dovuto subire una mancanza, un'assenza, un venire meno dei genitori naturali, e poi per fortuna ha trovato un'adozione per la propria vita. Ecco, qui credo che Paolo non voglia esprimere una situazione di partenza sfortunata, per cui dice abbiamo ricevuto l'adozione a figli, ma voglia esprimere piuttosto la dipendenza e la differenza tra il nostro essere figli e la figliolanza di Cristo, di Gesù. Lui è il figlio unigenito, lui è il figlio preesistente, no? E se è vero che noi siamo figli di Dio in virtù della creazione, crea-
creati a immagine di Dio, e l'immagine piena di Dio è il Figlio Gesù, noi in qualche modo possiamo diventare figli, no? Riceviamo il dono di diventare figli e di sentirci figli, di vivere da figli guardando al Figlio Gesù. Guardando il Figlio Gesù, cioè i figli adottivi non sono figli anonimi, che sono figli di qualcuno, però non sanno chi, ma sono figli che hanno una relazione con il padre, diremmo anche con la madre, in questo caso con Dio, che è padre, che ama, come vedremo, con viscere materne. Il Vangelo di Giovanni, quando fa il prologo, dice: Gesù era nel seno del Padre, nel grembo del Padre. Quasi a dire, ecco, le scritture descrivono Dio come un padre, però lo descrivono anche con dei tratti materni, ben sapendo che Dio va al di là della distinzione sessuale maschio-femmina. Dunque figli adottivi, figli nel Figlio, seguendo il Figlio, conoscendo il Figlio, no? Che dice chi vede me vede il Padre, conoscendo il Figlio noi diventiamo figli, cioè conosciamo il Padre, entriamo in una relazione, con il Padre, e ci sentiamo a casa, nella casa del Padre. Agostino dice ai nuovi cristiani: diventate quello che siete, diventate quello che siete, figli e anche dunque eredi, eredi per grazia di Dio di che cosa? Della sua figliolanza. Qui potremmo rileggere questo passo, anzitutto con il parallelo di Romani 8. Qualcuno diceva, ma poi hanno detto che non vale, che Galati potesse essere una bozza di Romani, però sono troppe le differenze. Però dei passaggi si dice: voi siete sotto lo Spirito, Romani 8, non sotto la carne, e se lo Spirito di Dio abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo risusciterà anche noi. E quindi voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, sono al versetto 15 del capitolo 8 di Romani, per ricadere nella paura. Interessante, lo schiavo vive nella paura, il figlio vive nella fiducia. Ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Piccole differenze: qui è lo spirito del Figlio, cioè il Padre invia il Figlio invia lo Spirito che grida in noi Abba Padre. Qua invece è lo Spirito di Dio che ci rende figli e noi gridiamo Abba Padre. Però questo spirito che libera dalla paura e che distingue tra lo schiavo e il figlio, perché lo schiavo vive nella paura e il figlio vive nella fiducia. Potremmo dire che ciò che definisce il figlio è l'essere e il sentirsi amato, no? Dal padre. E a questo proposito si potrebbe leggere Luca 15, il Padre misericordioso. Apparentemente è un'assonanza che dice: ma c'è figlio, schiavo, padre, che può dire, vabbè, l'hai trovata tu. Però ricordiamoci che Luca ha accompagnato Paolo dai Galati nel secondo viaggio missionario e poi ancora nel terzo. Cioè Luca era vicino a Paolo. E nonostante nella sua ricerca ci tenga a dire che ho fatto una ricerca storica dopo tanti anni rispetto ai primi evangelisti per andare ancora a pescare delle notizie di prima mano, ecco che Luca è l'unico che racconta il Padre misericordioso, questo Vangelo, nel Vangelo dove ci sono due figli, però uno vive non da figlio ma da schiavo,
il fratello maggiore, no? Non mi hai mai dato nemmeno un capretto per far festa con i miei amici, io che ti servo da tanto tempo. E il padre che esce per il figlio minore, lo abbraccia e per compassione, queste compassioni diremmo sono, il verbo dice di viscere materne, no? E però poi esce nel campo anche con il fratello maggiore e gli dice: figlio, mi pare, tutto quello che è mio è tuo. E anche qui c'è il tema dell'eredità. Il padre dà l'eredità, divide le sue sostanze ai figli, però tutti e due non fanno fatica a sentirsi figli e amati, liberi nella casa. Uno va via per gustare la vita, no? L'altro rimane dentro la casa, no? Dentro la fede, no? Ma non gusta nulla. E può essere interessante rileggere questa parola, no? Che ci invita a sentirci figli, amati. Rileggendo la parabola, no, del Padre misericordioso, che in qualche modo ci ricorda che questo vivere da figli, questo sentirci figli del Padre, non è una cosa scontata, ecco, non, è un cammino e ogni tanto possiamo vivere da smemorati, dimenticandoci di questo, oppure che non lo vedi, non lo senti, come è successo al figlio minore e se n'è andato, come è successo al figlio maggiore che era lì ma non capiva. Poi ci sono tanti altri piccoli particolari di questa piccola frasetta, no? Anzitutto il fatto che sia lo Spirito che grida in noi, cioè il Padre manda questo tema dello Spirito che come un soffio, no? Che entra nel cuore e poi grida, no? Cioè che questo, lo Spirito che grida in noi, Abba, Padre, ma perché bisogna gridare, no? Cioè non si può stare più tranquilli, no? E che la preghiera sia un grido del cuore intanto è molto presente nei salmi, no? Dal profondo a te grido, Signore ascolta il grido della mia preghiera. In Romani 8 tutti i figli per mezzo dello Spirito gridano Abba Padre, ma poi la citazione di Abba Padre è riferita nei Vangeli ad un'unica situazione, perché nei Vangeli quando c'è Padre nostro c'è il nome Padre, Pater, e invece Abba lo troviamo nel Getsemani. È strano, no? Che Abba arrivi in un momento drammatico in cui è dal profondo del cuore che Gesù grida e che lo Spirito grida in lui Abba, Padre. Probabilmente era un'acclamazione liturgica, cioè come i primi cristiani avevano imparato a dire Maranatà, vieni Signore Gesù, Amen, anche quelli che non erano di lingua ebraica, così nella comunità di Roma e dei Galati ci poteva essere questa acclamazione, che era un grido, Abba, Padre, che esprime intensità, profondità e che ci ricorda che la preghiera è un grido del cuore, un grido del cuore. Abba abbiamo detto che si ritrova tre volte nel Nuovo Testamento, Romani, Galati, cioè queste due espressioni, e poi Marco 14, cioè Gesù al Getsemani. E gli studi hanno detto che non c'era da nessuna parte qualcuno che ha chiamato Dio Abba, e quindi che è originale, copyright, no? Ipsissima verba, Jesu. E è interessante che sia una parola così intima e
è così singolare che anche le altre volte in cui Gesù dice Padre, i Vangeli non dicono Abba. Per esempio, quando pregate così, Padre nostro, non c'è Abba, ma c'è Padre, e quindi la memoria probabilmente erano in imbarazzo perché era troppo intimo, e allora ha detto, ma su, ma quando lo invochiamo chiamiamolo Padre, che è meglio di Abba, no? Oppure Abba è proprio una sfumatura così personale che è intima, che non può uscire fuori sempre, chi lo sa. Perché ci sono altri passaggi dei Vangeli in cui Gesù dice prega al Padre tuo nel segreto, oppure in Matteo 11 esplode in preghiera, io ti benedico Padre, perché non hai rivelato queste cose ai sapienti ma ai piccoli, lì ti aspetteresti quasi Abba, io ti benedico Padre. Padre, Giovanni 11, Lazzaro, cioè situazioni drammatiche. Padre, io ti rendo grazie per avermi ascoltato. Oppure situazioni intime, mistiche, in Giovanni 10, il Padre è in me e io nel Padre. In ogni caso, al di là del fatto che compaia pochissime volte, pochissime, preziosissime volte, il termine Abba, Abba dice appunto l'intimità, la vicinanza del Padre, che non è soltanto il destinatario della preghiera, ma anche l'oggetto della preghiera, cioè che alla fine noi non diciamo soltanto Padre, ascolta le cose che ti devo dire, ma che in quel Padre c'è già la relazione e c'è già tutta la preghiera. Cioè dicendo anche soltanto Padre, noi ci collochiamo in Lui, ci iscriviamo nel suo cuore. E allora le domande sono, ma preghiamo il Padre nella nostra vita? Una lunga tradizione ha fatto sì che noi preghiamo più alle volte Gesù, ed è giusto, la preghiera del Vangelo, Gesù Cristo abbi pietà di me peccatore, preghiamo per la mediazione di Gesù, oppure alle volte preghiamo, c'è qualcuno che dice ma io prego i santi, la Vergine Maria perché la sento più vicina, no? E ricordare che la liturgia ci insegna che tutta la preghiera, o quasi tutta, è sempre rivolta al Padre per il Figlio nello Spirito, è un invito a coltivare in noi il sentimento del Padre. Avevo qualche testimonianza, una di Simone Weil, che a un certo punto, d'accordo con il suo consigliere spirituale, incomincia a cercare di imparare il Padre Nostro in greco e poi a ripeterlo e a fare sì che entrasse dentro questo sentimento del Padre. Ma preferisco fare qualche citazione di un grande padre della Chiesa contemporanea, Olivier Clément, un francese che si converte, no? Si converte alla fede, però passando attraverso dalla tradizione ortodossa. E lui dice, Padre, cosa significa per la nostra vita quotidiana? Significa che non siamo mai, assolutamente mai orfani, smarriti, abbandonati alle forze, potremmo dire agli elementi di questo mondo. Abbiamo una risorsa, un'origine. E poi dice, è vero, in questo tempo in cui l'universo diventa sempre più illimitato, e può essere difficile pensare un padre, no? Che lo pensiamo al di fuori, e se invece lo pensiamo di dentro ci viene da immaginarlo più in modo impersonale, cosmico. Ma noi gli uomini possiamo amarlo personalmente, rispondergli coscientemente, esprimere la sua parola cosmica, per cui l'universo ha il proprio ambito nella parola, nel soffio e nell'amore del Padre.
E così prosegue, e per dire questo senso, no, di questo senso del vivere alla presenza del Padre come il sottofondo della nostra vita, questo tema del sottofondo, e che sia lo Spirito a gridare in noi, Spirito, soffio, respiro, no? Dà anche questo senso di sentire che il Padre è il sottofondo di ogni cosa, come il respiro, no? Che non ce ne accorgiamo, ma che ha al suo flusso e che ci tiene vivi. E che questo respiro è lo Spirito, no? Lo Spirito è il respiro del Padre, che dice: questo è il mio Figlio, ma è anche il respiro del Figlio, no? Che dice: Abba, Padre. E mi accorgo che qui noi cogliamo dei punti essenziali, no? Per la nostra vita spirituale, no? Cioè il fatto di in Cristo e grazie a Lui il tempo è compiuto, è riempito e noi possiamo vivere la vita e sperimentarci come figli amati del Padre. E la domanda è: quanto ci vuole per capire questo, per viverlo sempre, no? E quanto alle volte ci dimentichiamo di questo, no? Ed è un lavoro che in qualche modo si trasforma in preghiera, no? E cioè è lo Spirito che possa gridare in noi: Abba, Padre, cioè Padre, rivela il tuo volto, così che io possa vivere da figlio e da figlio amato, e sentire che quel respiro, quel sottofondo sei tu. Tutto questo è molto mistico, no? Però a un certo punto non possiamo sfuggire a questo, no? a questo fondo, no? E questa sorgente della nostra fede, da chiedere come un dono. E infatti è bello che Paolo, quando fa i suoi ragionamenti: ma voi quando avete conosciuto Dio, anzi quando siete stati conosciuti da Dio, no? Come dire che noi non raggiungiamo un bel niente, riceviamo il dono di poter dire, è lo Spirito che grida in noi: Abba, Padre. E dopo figli e padre, ecco la madre, eh? E andiamo un po' più veloci nella parte conclusiva, e leggo Paolo che torna a fare i suoi ragionamenti e dice, sono al versetto 12: siate come me, ve ne prego, perché anch'io sono stato come voi, non mi avete offeso in nulla, sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta. Quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Qua ci sono tantissime cose che uno non capisce e che sono sottintese, no? Lui in genere dice: imitatemi, no? Siate imitatori di me. E qui lo dice: siate come me, perché io ho imitato voi. Qui si suppone che Paolo ha imparato qualcosa dai Galati quando è andato lì, perché probabilmente era durante una malattia del corpo e lì ha annunciato il Vangelo, e quella che poteva essere una prova per i Galati, e cioè di vedere Paolo in quello stato, oppure non sappiamo, no? Oppure che lui vivesse la prova della malattia nella carne ancora legato a norme, regole che derivavano dalla sua religione, dalla sua fedeltà alla legge. Loro non l'hanno disprezzata la debolezza respinta, ma mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Spesso Paolo
parla come se fosse occupato da Cristo. E per me vivere è Cristo, Galati, sono stato crocifisso e non vivo più io, ma Cristo vive in me. L'abbiamo commentato, no? E i Galati l'hanno capito, hanno visto in Paolo Gesù Cristo. E dove sono le vostre manifestazioni di gioia? Vi do testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi per darli a me. Sono diventato dunque vostro nemico perché vi ho detto la verità. Costoro, cioè i giudaizzanti, quelli che vogliono mettere contro Paolo, sono premurosi verso di voi, vi fanno le carezze, vi solleticano, ma non sono onesti, vogliono tagliarvi fuori, cioè tagliarvi da me, perché vi interessiate di loro. È bello invece essere circondati di premura nel bene sempre, non solo quando io mi trovo presso di voi. E poi eccoci qui all'aspetto materno di Paolo. Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso a vostro riguardo. Non si capisce bene sto tono della voce, se è quello della madre tenera o della madre che si fa sentire, no? Però ecco un nuovo tema. L'Apostolo svolge l'azione femminile di partorire, manifestando quella caratteristica tutta femminile della compassione divina, cioè di un Dio che ama con viscere materne. Questo tema della compassione e dell'amare con le viscere e torna spesse volte nel Vangelo. Ebbe compassione del lebbroso e lo toccò Gesù, e Paolo è un altro Gesù, non sono io che vivo, ma Cristo vive in me, e quindi ho anche questo aspetto materno della compassione di Gesù e della compassione del Padre. Ebbe compassione del lebbroso, dei ciechi di Gerico. Guardò e vide la folla, no? Con compassione, e poi ebbe compassione della vedova di Nain, e poi il buon samaritano che ebbe compassione del malcapitato, e ancora il padre misericordioso lo vide, ebbe compassione e gli andò incontro, corse e gli andò incontro. E questo ci dice che in qualche modo, cioè diventare figli nel figlio vuol dire anche diventare madri, amare con viscere materne di compassione, e questo lo tratteniamo per la nostra vita, no? Che c'è una maternità che qualcuno di voi ha sperimentato fisica, no? E però c'è una maternità profonda che appartiene alla vita del figlio, del cristiano, di tutti, no? Maschi e femmine, con figli biologici o senza figli. Che è quello che succede quando il figlio amato ama. Con viscere materne. E a proposito di viscere materne, ecco l'ultimo passaggio. Lo leggo. Ditemi voi che volete essere sotto la legge. Non sentite che cosa dice la legge? E qui ecco, riprende un po' di passi di Genesi, fa il lavoro di un piccolo ritiro spirituale via lettera. Per i Galati, leggiamo il libro della Genesi, voi che volete stare sotto la legge. Sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava, uno dalla donna libera. Non le nomina, quasi a dire che sono dei tipi, figure, simboli. La schiava era Agar e la libera era Sara. Ma il figlio della schiava, che sarebbe Ismaele, è nato secondo la carne. Il figlio della donna libera, che sarebbe Isacco,
in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. E qui, in modo un po' fantasioso, insomma, fa la sua applicazione. Le due donne rappresentano le due alleanze. Una è quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte dell'Arabia. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Qui la Gerusalemme attuale non è la Gerusalemme geografica, ma è la Gerusalemme dei Giudei, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Chi è questa Gerusalemme di lassù? Rappresenta un po' la dimensione trascendente della Chiesa. E della Chiesa viene detta il mistero della Chiesa, ecco. Viene detto che è libera e non schiava, ed è feconda, è la madre di tutti noi. E poi fa una citazione di Isaia 54, che lì era applicata soprattutto, riferita al ritorno dall'esilio. Sta scritto infatti: rallegrati sterile, tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Al tema schiava libera si aggiunge il tema sterile feconda. Voi fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco, ma allora, come colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, qui fa un altro esempio tratto da un altro passaggio di Genesi, dove si dice che Isacco giocava e scherzava con Ismaele, e però Sara se la prende a male. Infatti alcune traduzioni o i Midrash dicevano che in realtà non giocavano, era Ismaele, che molto più vecchio di Isacco, lo bullizzava, no? E allora Sara dice ad Abramo: manda via Ismaele e anche la moglie, no? Con lui. Ma allora, come colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora. E cioè, coloro che sono i figli della schiavitù, i giudaizzanti, danno fastidio a quelli che sono i figli della promessa. Però cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, così il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. E tra parentesi, mandate via i giudaizzanti. Interessante, no, questo rileggere liberamente le storie della Genesi, con un senso allegorico, no, di due alleanze e di questo capovolgimento della situazione, per cui la Gerusalemme di lassù, che è la madre di tutti i figli della promessa, e la sterile che è diventata ricca di figli, mentre la madre è ricca di figli, che era la Gerusalemme di prima, ma anche nella visione di Isaia Babilonia sfiorisce, e colei che era sterile, Gerusalemme svuotata di abitanti nel tempo dell'esilio, diventa ricca di figli. E Paolo sembra dire: questa promessa di Isaia, che non si è compiuta storicamente con il ritorno dall'esilio, si compie ora spiritualmente, e la Gerusalemme di lassù diventa ricca di figli, e che sono i figli nel figlio. Questa citazione, che associa la coppia schiava libera, la coppia sterile feconda, ci fa dire: ma perché non potremmo anche noi fare un piccolo midrash e invece di stare e lavorare anche per conto nostro, cioè insieme a Paolo, insomma, su Sara, no? Sulla figura di Sara, che si caratterizza prima per essere la donna sterile che si lamenta,
che manca di fiducia, fa uno stratagemma perché il figlio arrivi dalla schiava, non si fida della promessa di Dio, che invidia a un certo punto e maltratta Agar, che ride quando arriva l'annuncio avrai un figlio, che è scettica. E quindi da una parte la sterilità, la donna sterile, e dall'altra parte invece la donna feconda, cioè la stessa Sara, che si apre alla lode, alla fiducia a Dio, alla consegna a Dio. Qui c'è tutta un'interpretazione, per cui anche quell'invidia, no, che per cui manda via Ismaele, invidia di fatto appartiene al disegno di Dio, e diventa feconda la gratitudine. E quindi qui abbiamo l'immagine suggestiva, da una parte cioè di una chiesa materna libera, generativa, che trova in Sara il proprio modello. È interessante che il cambio di passo avvenga nell'episodio della querce di Mamre, dove l'incontro con i tre che rappresentano Dio, fa scattare qualcosa di nuovo, e passa, cioè il passaggio dalla sterilità alla fecondità passa attraverso il servizio, l'accoglienza, l'ospitalità, la mensa ospitale. E dunque, se anche noi come Paolo siamo chiamati a essere non soltanto figli, ma madri, cioè ad amare con viscere di compassione, e possiamo personalmente, no, e dentro la Chiesa, continuamente passare dalla sterilità che si lamenta e invidia alla maternità libera e feconda dei figli, attraverso quei passaggi che il Signore ci manda e che fanno scattare, che fanno passare da una situazione all'altra, e che non a caso sono passaggi in cui Dio stesso, no, trasforma, passando attraverso i nostri gesti di accoglienza, ospitalità, servizio. E questo era il capitolo 4 di Galati. E l'abbiamo letto insieme, e possiamo allora sostare adesso nel silenzio anche su queste parole: figlio, padre, madre. Per questo vi ho lasciato una versione diversa del Padre Nostro da un breviario caldeo. I cristiani dell'Iraq, dell'odierno Iraq, che riprende il Padre Nostro, la preghiera dei figli. E che il Signore possa continuare questo lavoro, no, di parola dentro di noi.